Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori in questo video in versione on the road, un po' come i vecchi tempi. Parliamo di un fatto davvero incredibile: di recente al Parlamento europeo si è votato per la legge sulla vivisezione. Onestamente, da amico degli animali, da fan degli amici a quattro zampe, da persona a cui stanno a cuore i diritti degli animali, e credo che in questo mondo ci siano davvero tante ingiustizie che i nostri piccoli amici a quattro zampe subiscono in silenzio, quindi potete immaginare come io possa pensarla sulla vivisezione. Scrivete nei commenti cosa ne pensate voi. La vostra opinione per me è importante. Sapete che sul secondo canale di Marco Liguori parliamo spesso dei diritti degli animali, e io nel mio piccolo cerco di dare l'esempio. Bene, dicevamo, al Parlamento europeo, legge sulla vivisezione, a votare, quindi a approvare la legge per la vivisezione, ha votato sì niente meno che una delle donne di spettacolo più apprezzate, più amate, una delle donne di spettacolo che ho sempre seguito, almeno fino a ieri, perché da oggi onestamente non seguirò più. Si parla di Iva Zanicchi, proprio così. Iva Zanicchi, sappiamo essere anche impegnata in politica, ne abbiamo parlato anche in passato sul primo canale di Marco Liguori, che è il mio canale principale. Quindi una delusione, anche perché Iva Zanicchi in tempi non sospetti si è dichiarata amica degli animali, adoro gli animali. Queste sono state le sue parole, testuali parole di Iva Zanicchi. Iva Zanicchi, un po' di coerenza, sebbene io ti stimi, sebbene io ti segua, anzi sebbene io ti seguissi, da oggi non ti seguirò più. Quando vedrò Iva Zanicchi, lo ammetto, cambierò canale. Non si può approvare, votare sì alla legge per la vivisezione dopo che per una vita si è detto di essere molto vicini ai diritti degli animali. Quindi per me Iva Zanicchi si è dimostrata molto incoerente. La coerenza è molto importante, e purtroppo anche una signora, una grande cantante e una grande donna di spettacolo come Iva Zanicchi ha dimostrato di essere incoerente. Amici di YouTube, scrivete i vostri commenti. Questo video sarà condiviso ovunque, sarà condiviso anche sui gruppi Facebook. Se siete iscritti ai gruppi Facebook, condividete questo video a vostra volta per far conoscere l'incoerente gesto di Iva Zanicchi. Davvero una delusione.